Peccato che dal video non si può sentire il profumo che sento in questo momento di legno che sprigiona il cappotto, che è anche un modo per realizzare un intervento che sia a basso impatto ambientale e rispettoso di questo meraviglioso ambiente nel quale è immersa questa bellissima villa che verrà isolata con la fibra di legno. Perché isolare con la fibra di legno? Perché con giornate come questa, in estate, dove c'è molto caldo, la fibra di legno serve per isolare maggiormente l'involucro della casa. Qui sono a Verona, in un contesto molto bello, come vedete, e abbiamo isolato questa bifamiliare con la fibra di legno e abbiamo applicato al muro esistente uno spessore di circa 16 cm di fibra di legno. E il cappotto è molto simile a quello realizzato in polistirolo, solo che questo è un cappotto che pesa di più perché ha una densità molto più alta e in questo modo riesce ad avere una migliore prestazione soprattutto in estate oltre che in inverno. Per questa casa avevano una grossa spesa di riscaldamento e raffrescamento. Con questo intervento potranno avere una bolletta energetica più bassa.